Se vi stessi chiedendo perché sto indossando una camicia è perché mi sto preparando a trovarmi un nuovo lavoro nel caso in cui Minecraft decida di buttarmi giù questo video. Mi sono preparato tra l'altro una cosa importante da dire, cioè che non approvo in alcun modo il piratare Minecraft né il diffonderlo. Questo qui è soltanto per raccontare una storia, non ho in alcun modo intenzione di promuoverlo. Non promuoverei mai in alcun modo cose del genere, non l'ho mai fatto in passato. Incrociamo le dita, ma iniziamo subito. L'intro molto particolare che avete visto è perché in passato la Mojang ha buttato giù video di persone che hanno parlato proprio inerente a quello di cui tratteremo oggi. Quindi diciamo che quell'intro è più un messaggio di speranza, un messaggio di io speriamo che me la cavo. Voglio comunque raccontarvelo perché avendo già trattato quello di cui parleremo oggi sul canale, secondo me è una storia veramente veramente un sacco bella da ascoltare. Oggi parleremo di Iglercraft, una mod, se così si può definire, di Minecraft che permette a Minecraft di funzionare anche semplicemente avviando un browser. Tu giochi a Minecraft semplicemente su Google Chrome. Minecraft che abbiamo visto insieme, che ha spopolato ovunque, è diventato veramente famosissimo e ha girato il mondo intero. Voglio parlarvi della sua storia, del rapporto che ha con la Mojang, di come funziona e perché secondo me tutto ciò ha dell'incredibile. Tra l'altro, tanti anni fa, quando c'era ancora Notch al comando, diciamo che accadde già una cosa del genere con Minecraft for Free, un altro sito. Era un sito dove appunto veniva caricato la versione craccata, piratata, gratuita di Minecraft. A Notch diede molto fastidio questo sito, quindi sapete come risolse questo problema? Denuncia, li andati a prendere a casa? Ha fatto qualsiasi cosa orribile? No. Le ha sfidati 1v1 su un gioco in live su Twitch, dove il vincitore avrebbe deciso le sorti di Minecraft. Da un lato Notch avrebbe messo Minecraft gratuito per tutti, se nel caso in cui avesse perso, piuttosto che dare a loro il sito Minecraft for Free libero. Oppure nel caso in cui Notch avesse vinto la fight, Minecraft for Free avrebbe chiuso. E purtroppo Minecraft for Free perse, perché Notch era una bestia in quel gioco, su Quake era veramente mamma mia. Ed è per questo motivo del perché paghiamo ancora Minecraft al giorno d'oggi. Minecraft for Free partì dal craccare il gioco semplicemente dalla versione di Minecraft che davano disponibile gratis a tutti quanti. In passato esisteva una versione di Minecraft che poteva venire girata, poteva venire avviata tramite Google, dove sul loro sito avevi questa demo, potevi giocare a Minecraft gratis per 100 minuti. Alla fine di questi 100 minuti questa demo terminava e potevi decidere se acquistare il gioco o meno. Ed è proprio da qui che è partito quello che poi dopo hanno creato i creatori di Iglercraft, ovvero Lux. Ha notato che da quando la Microsoft avesse preso il controllo di Minecraft e lo avesse acquistato, questa versione di Google di Minecraft era sparita e ha pensato che non sarebbe stato affatto male riproporla, ricrearla, nel caso in cui potesse essere ancora fattibile fare tutto ciò. Per poter fare una cosa del genere però devi prendere tutto Minecraft che è scritto in Java e portarlo in un altro linguaggio, JavaScript, che è il linguaggio che utilizzano il 98%, il 99% di tutti quanti i siti esistenti al mondo. Tra l'altro, se esistono così tante persone che utilizzano JavaScript, significa che se tu riesci a creare una versione di Minecraft che possa girare in quel linguaggio, hai veramente tantissime persone che sarebbero lì pronte, disposte a poterci giocare subito. Questa operazione la iniziò ad inizio 2020 e ci vollero veramente un sacco di mesi per creare tutto ciò. E tra l'altro si chiama Iglercraft perché è un linguaggio utilizzato molto nei termini di ricerca scolastici americani. In realtà dovrebbe tecnicamente significare soltanto qualcuno che mangia le uova di aquila, appunto di eagle, ma non so bene per cosa viene utilizzato in quel linguaggio. Comunque il suo obiettivo, siccome il pubblico a cui lui puntava era un pubblico appunto di età abbastanza giovane, un pubblico di età scolastica, questa sua intuizione fu veramente la svolta, perché funzionò benissimo e tantissime persone incominciarono subito a cercarlo. E così dopo 7 mesi lunghissimi di sviluppo abbiamo, signori, finalmente Iglercraft pubblico, questa versione di Minecraft che gira su Google Chrome o su qualsiasi browser tu utilizzi, che ti permette di poter giocare a Minecraft. Ora ci sono però un attimo dei dettagli che non vi ho raccontato subito.
questa versione di Minecraft pesa soltanto 15 megabyte. Tutto il Minecraft pesa soltanto 15 megabyte, mentre soltanto gli assets base di un Minecraft vero pesano centinaia di megabyte, contro soltanto 15. Un gioco che può pesare giga contro 15 megabyte. E in realtà, mentre a te non pesa nulla perché non devi scaricare nulla, quello che deve far girare il tuo browser pesa veramente pochissimo. Ha eliminato tutte le cose che non erano necessarie e compresso tutte le altre. Per esempio, il suono dei blocchi quando lo rompevi si sentiva che era un po' più di qualità bassa. Ma comunque, se te interessava giocare Minecraft e interessava farlo in maniera veloce, rapida e senza dover laggare, era veramente perfetto. E signori, spopolò veramente all'inverosimile. La sua potenza di essere leggerissimo e la sua potenza di poter girare ovunque ha fatto il giro del mondo, letteralmente il giro del mondo, perché è stato installato anche sui monitor delle auto, anche se non avevano mouse e tastiera per potersi muovere. È stato installato sul monitor dei frighi della Samsung, è stato installato sui totem del McDonald's, è stato installato ovunque. Ovunque è stato installato. Immagina che tu vado a prendermi un attimo un bicchiere d'acqua e giochi a Minecraft nel frattempo. Questa potenza incredibile di una versione di Minecraft che può prendere addirittura un pubblico che Minecraft non potrebbe proprio arrivare ad avere, diciamo che ha dato abbastanza fastidio. Mentre Notch era semplicemente un giovane developer che si divertiva molto in quello che faceva, non pensava minimamente ai guadagni e quindi decise di sfidarsi tutto su una partita Quake, qua stiamo parlando della Microsoft, un'azienda multimiliardaria, che non hanno intenzione di giocare con il primo developer che passa e fare casini. E mentre in altri progetti si poteva pensare che magari ci potesse essere qualcosa di losco dietro, come per esempio T-Launcher, ne abbiamo veramente parlato un sacco, delle controversie, dei problemi, del lato oscuro che hanno, questa versione di Minecraft era completamente gratuita, senza pubblicità, senza opzioni acquistabili e soprattutto con il codice pubblico. Qualsiasi persona poteva scaricare tutto il loro codice e vedere che cosa stavano giocando, cosa stavano avviando, e quindi la sicurezza era veramente al 100%, perché nel caso in cui avessero cambiato qualcosa al codice, tutti quanti subito l'avrebbero notato. Dopo ben 2 anni quindi dalla sua pubblicazione nel 2022, la Microsoft decide di incominciare ad agire. La prima cosa che fanno è mandare un copyright strike ad un server cinese di Eaglecraft, perché pensate che questa versione di Minecraft, essendo tutta quanta fatta girare su dei siti ed essendo a codice sorgente libero, una persona può prendere Eaglecraft e creare il suo server, prendendo semplicemente creando un altro sito. Quindi ogni server che esisteva di questa versione era un sito a parte. Questo campanello d'allarme di questa versione di Eaglecraft che viene buttata giù fa un attimo preoccupare tutti quanti e il proprietario decide preventivamente di rimuoverlo. Il problema è che non si accorge che è troppo tardi, perché la Microsoft gli aveva già inviato dei copyright strike per rimuovere di torno il suo Minecraft. Prima di rimuoverlo però, diciamo che l'Ax si è tolto un piccolo sfizio, ovvero di rilasciare pubblicamente il suo codice e di poter permettere alle persone di creare una fork, cioè partire dalla sua versione e creare una loro versione moddata. Innanzitutto ha resistito per 2 anni questa versione di Minecraft, perché non è che veniva fatta passare come un Minecraft che veniva venduto in maniera piratata, ma tecnicamente quello che l'Ax finora aveva fatto per un po', diciamo, riuscire a raggirare il sistema era spacciare tutto ciò come una versione moddata, semplicemente una mod di Minecraft, e quindi nulla di removibile, nulla di bannabile della sua versione di Minecraft. Ma purtroppo quando la Microsoft ha deciso di intervenire, questi escamotage che aveva trovato non sono serviti a nulla. Ma comunque 2000 persone hanno creato una fork della sua versione di Minecraft. Questo significa che ora la Microsoft doveva mandare 2000 copyright strike per rimuovere tutte quante le versioni. E credo che
ci siano andati un po' giù pesanti con gli strike, perché in totale nel tempo l'AX ne ha ricevuti 8 e tra poco vi spiego perché, ma hanno cercato un po' di lasciar andare in sordina tutto ciò e video che parlavano di questo copyright strike sono stati rimossi. Ed è per questo che indosso questa, che non si sa mai. Il punto è che a differenza magari di altre versioni gratuite di Minecraft che si possono trovare in giro, hanno come solo e unico scopo quello lì di riuscire a guadagnarci dei soldi, su questi siti non sono mai state presenti delle pubblicità. Su questo sito non è stato mai chiesto alcun tipo di soldo, di moneta. Su questi siti sono stati sempre puliti al 100%. Ed è per questo motivo che un sacco di persone hanno deciso di aiutare l'AX nel riuscire a portare avanti questo progetto, perché veniva di continuo ricaricato e ripubblicato in altri siti. Per qualche motivo l'AX non ha mai deciso di fermarsi e, come vi dicevo, non ha mai voluto però un rientro economico. Lo ha fatto a detta sua, a parole sue, soltanto perché voleva dare la possibilità alle persone di poter giocare tramite Google Chrome a Minecraft. Esistono tantissimi PC che non sono in grado di riuscire a supportare Minecraft. Esistono tantissimi PC che sono per esempio i computer scolastici, dove i giochi non è permesso poterli scaricare e vengono bloccati. Ma questa creazione di LAX è andato ad aggirare tutti questi problemi, venendo amato quindi da tantissime persone, portando avanti quindi un progetto che potrebbe causargli dei problemi, ma dove fino al giorno d'oggi non ancora ci ha mai visto un centesimo di guadagno. Ora, ovviamente questa storia parla di quello che sappiamo fino al giorno d'oggi. Se domani dovessero sbucare delle pubblicità sul sito o cose del genere, ovviamente io questo al momento non posso saperlo e non vale per il futuro. Però è incredibile come un ragazzo in 7 mesi di lavoro sia riuscito a creare una versione di Minecraft ottimizzata all'ennesima potenza e che può girare veramente ovunque. Magari cercate su YouTube, vi escono i video più assurdi, più strampalati di dove sono riusciti a far girare Minecraft. Vi consiglio veramente di recuperarveli perché sono assurdi, raga. E chissà cosa creerà per il futuro, perché questa versione è in continuo aggiornamento. Ci sono diversi metodi che sta cercando di adottare l'AX per riuscire a far resistere il progetto a tutto questo, aggiungendo magari dei piccoli pop-up che ti avvisano di quello che stai facendo. Cioè che appunto questa versione di Minecraft è gratuita e se tu stai in qualche modo veramente facendo spendere soldi a tuo figlio, o tu ragazzo che stai giocando stai spendendo soldi in questa versione di Minecraft perché qualcuno te li sta chiedendo, sappi che non te li sto chiedendo io, e proprio letteralmente lo insultante dicendogli: idiota, che stai facendo? Banna la frase che ho detto nel video, perché sennò succede un casino. Spero che anche altre versioni di Minecraft comunque che esistono, che non dovrebbero esistere e che puntano a crearci dei soldi, come per esempio T-Launcher, che vende che vende un supporto premium per la sicurezza, allo stesso modo riceva lo stesso trattamento che sta ricevendo l'AX, in che qualche modo vengano fermate e che non venga fermato soltanto lui. Ecco, forse questo è il modo giusto di esprimere quello che ho in mente senza dover andare a lavorare al McDonald's. E spero che nessuno si accorga qual è il video più popolare sul mio canale pubblico, vero True? Speriamo che non se ne accorge nessuno di quello che abbiamo fatto. Se qualcosa, ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, che vi dirò lì in quale McDonald's potete venire a trovarmi, mi raccomando, vi aspetto numerosi e ricordatevi che vi voglio bene. E nulla, signori, per questo video è tutto, grazie mille a tutti quanti di avermi seguito, ci si becca domani con un nuovo video, bella.